Oggi mi trovo a Gela, nella sede principale della Ascot. Venite con me e conosciamola. Benvenuta Anna, ti accompagnerò oggi in questo viaggio sull'energia. Andiamo. Con la vostra azienda siete presenti in 60 paesi del mondo perché il mondo è il vostro territorio. Che cosa ci rappresenta questo quadro? Il quadro è un concentrato del DNA dell'azienda e del suo fondatore, Luigi Greca, che con una global mindset dialoga con tutte le culture del mondo per portare l'energia everywhere. L'albero rappresenta la vita, mentre la mela rappresenta la fertilità e l'amore. Siamo in paradiso. Anna, questa è la meeting room del Sudan. Michele, questo collage fotografico racchiude una svolta epocale per Ascot. Ce ne vuole parlare? Sì, dopo l'Iraq, il Sudan è un paese molto caro all'Ascot perché comincia tutto il viaggio dell'energia in Africa dal Sudan. È in Sudan proprio dove ho realizzato le prime centrali di pompaggio acqua, le prime stazioni di energia e dove è nato l'ibrido che oggi è diffuso in tutto il mondo, anche in America. Quindi dal Sudan attraverso il mondo arriva in America. Ascot, con più di 40.000 installazioni, è presente oltre che in Africa, in Asia, in Medio Oriente, negli Stati Uniti, come ci aveva da poco accennato. Ci sono altri obiettivi? Sì, gli obiettivi sono quello di continuare a migliorare il prodotto, un prodotto che nasce ibrido nel 2007 in Sudan e dopo un percorso di 15 anni arriva in America. Un prodotto che è diventato oggi strategico per le telecomunicazioni ed è lo state of art, io dico, delle soluzioni ibride nel mondo. Perché? Perché, come dico sempre, abbiamo cominciato a sbagliare prima degli altri. Qui nasce il nostro slogan, Energy Everywhere, che ti do il piacere di scrivere nella lavagna. Wow! Vai. Energy. Everywhere. Everywhere. Where. Ed ora con Michele Greca, dopo aver scoperto già tante cose di questa meravigliosa azienda, facciamo un piccolo passo indietro e partiamo proprio dal nome dell'azienda, Ascot, che è l'acronimo di Azienda Siciliana Costruzioni Tecniche, e volevo sapere da lei come nasce l'idea di questo logo. Il percorso del logo è stato molto ricercato, poi alla fine è nato questo tondo che praticamente rappresenta il sole, che è anche l'energia. E nel mezzo ha due saette, quella bianca che rappresenta l'integrità, la trasparenza, mentre quella grigia rappresenta la materia grigia e in realtà la tecnologia, perché tutto quello che noi facciamo deve essere tecnologico. E lì è il valore aggiunto che permette di raggiungere l'innovazione e la tecnologia. Premesso che la vostra azienda offre ai clienti dei prodotti tailor made, per quale altro motivo i vostri clienti vi scelgono? Scelgono Ascot perché Ascot ha sempre qualcosa di nuovo. In realtà l'innovazione noi la ricerchiamo nei clienti stessi, sono loro stessi che con il dialogo aperto raccontano cosa vogliono e noi troviamo delle nuove soluzioni. Ogni volta che vado a un cliente mi dice cosa c'è di nuovo di Ascot. In realtà noi cosa facciamo? Siamo degli integratori di tecnologie nuove. Nel frattempo che le tecnologie diventano mature, noi le integriamo nei nostri progetti. Per esempio gli ibridi che abbiamo visto precedentemente, che sono a biodiesel o a metano, prossimamente saranno a idrogeno. Il motore idrogeno ancora non è disponibile, però noi stiamo facendo già i test e le prove su questi motori a idrogeno che saranno integrate successivamente nelle nostre macchine. Come anche le batterie che oggi sono al litio, però c'è già una nuova tecnologia che è quella delle batterie al grafene, che saranno molto più leggere, molto più resistenti, che saranno quelle che faranno fare un altro step avanti alla transizione energetica. Quelle al grafene saranno leggerissime, così si potranno avere anche degli aerei che viaggiano a batteria. So che lei ci teneva a parlare di questi due libri che abbiamo qui. In uno è riassunto una parte della storia della vostra azienda dall'86 al 2013 e poi ce n'è uno che porta il suo nome, che è Imprenditori in guerra. Ce ne vuole parlare?
Sì, diciamo che questo libro racconta la storia dell'azienda dall'86 al 2013. In realtà in questo libro percorre tutta la storia dell'azienda e come ha conquistato i mercati nel mondo. Mentre mio padre ha creato l'azienda, ha creato la fabbrica, ha creato i prodotti, l'innovazione, io ho creato il mercato. Parallelamente ho scritto un nuovo libro che si chiama Imprenditori in guerra. È un libro che è rivolto a tutti quegli imprenditori che decidono di internazionalizzarsi. È un libro che non racconta niente di quello che potresti trovare su dei manuali di vendita, ma racconta di storie pazzesche che successe nei paesi più strani, dalla Nigeria alla Libia, all'Iraq. È un libro di passione, di amore, perché attualmente tutto quello che noi facciamo lo facciamo spinti da questo bisogno di portare l'energia a chi non ne ha. E quindi in questo portare l'energia noi troviamo l'essenza dell'imprenditore, perché l'imprenditore non è che quello che realizza soltanto il profitto, ma alla fine il suo percorso infatti non trova il profitto, ma trova la soddisfazione su quello che ha fatto, che ha permesso a un villaggio per esempio in Africa di poter avere energia, oppure un sito telefonico nel deserto di poter comunicare con un satellite. Si dice che sia in atto la terza rivoluzione, cosa significa? Significa che noi oggi siamo nel dopoguerra dell'energia, significa che tutto quello che c'era prima oggi va rimodulato, quindi tutti dovranno reinventarsi un nuovo modo di creare l'energia. Ascot è stato sempre uno dei precursori, nel 2007 abbiamo già fatto l'ibrido, eravamo, io dico, 3 steps ahead, eravamo troppo avanti, non l'hanno capito, però questo vantaggio per Ascot perché oggi abbiamo 10 anni di tecnologia consolidata sull'ibrido. Ascot oggi è lo stato della tecnologia più avanzata, perché praticamente abbiamo fatto esperienza in 59 paesi quando nessuno ci credeva. Noi stiamo parlando del futuro, ma che è anche il presente già di Ascot, visto che nel 2007 avete dimostrato di essere già innovatori. Sì, il futuro per Ascot è ora. Noi oggi siamo in grado subito di offrire questa soluzione, mentre gli altri ancora devono farne le esperienze. Nel frattempo che gli altri fanno le esperienze, noi già stiamo sviluppando nuove tecnologie, quelle basate sull'idrogeno, dove praticamente implementeremo queste tecnologie nelle tecnologie attuali. E quindi sarà un continuous sviluppo di prodotti che si basa sulla storage dell'energia, quindi accumulando energia nelle batterie, prendendola anche dal solare, domani dall'idrogeno, dai motori a idrogeno, e tutto sarà un mondo sempre più green. Dove ci troviamo in questo momento? Spieghiamolo. In questo momento ci troviamo nel cuore della tecnologia di Ascot, perché qui vengono assemblate tutte le parti che vengono progettate negli uffici tecnici, realizzate in altri blocchi, e questa è la fase finale dove c'è l'assemblaggio delle parti. Qui, dico, è il cuore pulsante dove i prodotti prendono vita. Ogni prodotto è assemblato e poi c'è l'operatore che lo firma. Quando lo firma, che lo collauda, io dico che ci mette l'anima, perché gli dà vita. Io ringrazio Michele Greca per averci fatto conoscere questa lucente realtà. Grazie per essere stata qui con noi e ricordati, Ascot, Energy Everywhere. Volete essere voi i protagonisti della prossima puntata? E allora scrivete a redazione@business24tv.it. Io vi aspetto, non mancate.